Buongiorno e grazie di esserci. Primarie del centrodestra. Sarà Luigi Miranda a sfidare il principale competitor di Franco Randella in una competizione inedita per questa parte dello schieramento politico, avvezza ben altri processi decisionali. Interessante bagno di democrazia. Prime riflessioni che consegniamo all'attenzione di chi ci ascolta. La prima, allora, le primarie serviranno a misurare la consistenza, lo spessore del voto controllato in questa città, nel senso che misureremo la forza, l'efficacia operativa dei partiti personali, di macchine da guerra elettorali che ancora calcano la scena pubblica. Saranno i 10.000 delle ultime primarie del centro-sinistra del 2014? È probabile. Quelle che decretarono la fine politica di Gianni Mongelli, quelle largamente infiltrate da truppe cammellate del centrodestra? È probabile. In ogni caso sarà, come dire, una prima fotografia della forza di ciò che resta del vecchio sistema della rappresentanza. Secondo elemento di valutazione, finalmente valuteremo anche la proposta politica dei candidati, o meglio, di Randella. Sappiamo perché Randella ha governato negli ultimi 5 anni, la sua azione di governo è, come dire, giudicabile nel bene o nel male. Sappiamo poco o nulla di Miranda, a memoria non abbiamo appunto cognizione di idee, proposte sulla città. Ricordiamo solo una esternazione pubblica molto forte dell'avvocato: mi sento distinto e distante da questa maggioranza. Cercheremo di capire come. Terzo elemento, chi perderà tradirà, nel senso che il prossimo candidato del centro-destra dovrà gestire il fuoco amico, dovrà, come dire, ripensare anche la sua campagna elettorale in funzione appunto della defezione di parti significative dello schieramento di centrodestra. Quarto elemento, e chiudiamo: il candidato sindaco del centrosinistra o del centro, del civismo allargato, dovrà avere, come dire, molto pelo sullo stomaco per gestire, riverginare queste anime perse del centrodestra che evidentemente punteranno a riposizionarsi, a costruire un'interlocuzione concreta, molto molto concreta, anche con uno schieramento politico da cui dovrebbero essere lontani. Grazie, alla prossima.